Avete messo sul piatto talmente tanti argomenti che è veramente complicato inserirsi senza perdere la voglia di dire tutto su tutto, ma mi fermo a due cose. Una aveva a che fare con l'introduzione bellissima, no? del dottor Davigo e poi l'intervento di Massimo Cacciari. Il tema del politico onesto e il tema del politico capace. Io credo che siamo in un'epoca, anche grazie a quello che è successo nel passato, dove probabilmente c'è una maggiore autocensura rispetto alla disonestà palese o percepita del politico. Cioè, si parla infatti di cose che hanno a che fare, c'è un processo Consip, ci sono tanti altri, come dire, scandali di cui si sta parlando molto, ma a livello sistemico sembra vivere un'epoca diversa dove il tema più forte e quello che paralizza e continua a paralizzare questo paese è la capacità o l'incapacità di fare il politico, l'amministratore e portare avanti questo paese, oltre tutto quello che è stato e oltre il revisionismo storico di una fase politica nera dalla quale adesso siamo usciti guardando un po' con un po' più di luce, quindi come rilanciare il turismo, non è possibile sentire per dire, voi direte c'entra come i cavoli a merenda in questo momento, non è possibile, è un tema centrale nel nostro paese l'idea che la Sicilia o la Sardegna o le isole italiane, tutti i tesori delle isole italiane siano meno valorizzati e meno visitati delle Canarie, io non voglio togliere niente alla Spagna che ha già altri problemi in questo momento. Dice... Perché? Perché non abbiamo le infrastrutture, perché i nostri aeroporti fanno ridere in certe località, non hanno i collegamenti, non hanno gli hub. Sostanzialmente...